Benvenuti amici YouTube, qui Okran 1993 e oggi sono qui con il mio amico Brian e Ciao a tutti. Chamber. vi porteremo la profile di aggiornatissimo con anche il supporto di Mikion che è devastante. Quindi partiamo subito. I Time Lord aiutano molto questo mazzo, infatti abbiamo tre copie di Minchion che appunto vince quasi da solo il match perché dimezza subito i life points appena dichiara un attacco e poi ti protegge anche dal turno dopo perché non può essere attaccato o distrutto. Sì. Due copie del Golem di Lava per pulire il terreno dell'avversario, in più durante la draw fa anche 1000 di danno e in un chamber diciamo che non fa mai male fare danno. Poi abbiamo uno per di attacco a catena che purtroppo l'hanno monocopia di attacco a catena che purtroppo l'hanno Ho stangato in banner. esatto. Due copie sarebbe perfetta, uno è accettabile. Un giorno di pace, un peschino e in più Non si non si prende prende danno, sì, danno. buono. Poi tanti peschini generici, tre Esatto, duali. peschini, peschini. Purtroppo non ho queste qui, però vabbè. Monocopia di abilità risolutiva per bloccare l'avversario. Non necessaria, però ci può stare. Bilancia del giudizio per pescare, appunto. Insieme a fortuna accumulata, che è quella lì che dopo 4 catene, visto che settando molto si può giocare facilmente. Solito peschino per Cupidigia. E poi queste qua invece per bloccare gli attacchi dell'avversario, come Ruggito e Wabaku. Sì, entrambe chain abili, poi è sempre Esatto. comodo. Anche se ti fanno un Twin Twister, la chaini e ti Sei a liberi del posto per un problema. turno. Invece queste qua è per reparto di danno delle trappole. Sì. Devastanti queste. Esatto, Se queste le incateni qui una all'altra, fai un casino di chainano danni. tutto quello che c'è sul terreno, questa qua anche le carte in mano, quindi Sì. direi che fanno parecchio danno. Queste qui invece le classiche per il danno dei mostri per terra. Questa qui funziona solo purtroppo con i mostri con effetto, però ci può stare. Questo qui è il nuovo cilindro magico, che non bersaglia, quindi è perfetto per gli attuali mostri che non possono essere bersagliati. Un anello di distruzione, perché diciamo fa sempre comodo, spacca in più fa danno, quindi niente da dire. Un TT, perché sì, è Un sempre TT. forte. Sì. E come ultima, cammino di luce, che Sì. potrebbe essere anche messa come side, infatti come unico mostro di extra gioco Stardust, perché appunto evita che le carte vengano distrutte, in più porto un bel sincro e ci può Ci stare. sta. Ci sono delle modifiche che vorresti fare al mazzo o qualcos'altro che vorresti provare? Ma si potrebbe provare a giocare due di abilità risolutiva o provare a mettere l'Xyz rango 10, il cannone. Nel caso neghino una volta Minchion, magari il prossimo turno riesce a giocarne un altro, puoi fare lui. Difficile, ma si può provare. Ok. Quindi ti ringrazio, direi che per oggi è tutto. Se avete suggerimenti, commentate pure qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Un saluto da Okram E da Brian. e alla prossima.